Buongiorno a tutti, benvenuti al mio canale. Oggi ho un nuovo video della nostra cucina, la cucina marocchina. Preparo oggi un tagine con la carne di agnello e i fagiolini. Una ricetta buonissima e facile. Vi lascio con il video. Metto il tagine sul fornello su una fiamma media e metto anche il carne d'agnello. Per la carne dipende dalle persone che ci abbiamo. Io ho messo qua 700 grammi. Aggiungo due cipolle tagliate quadratini piccoli, come vedete. Poi aggiungo l'olio. 3 cucchiai di olio extravergine. Poi metto anche le spezie, un cucchiaio di paprika, un cucchiaio di zenzero, un cucchiaio di curcuma, il sale, due spicchi di aglio e due peperoncini. Le metto tutte e le lascio per 5 minuti. Dopo le aggiro. Dopo 5 minuti, adesso mescolo bene tutto e giro le pezze di carne all'altra parte. Dopo lo lascio fino a vengono fuori tutti quei liquidi che c'hanno dentro. Quanto la salsa diventa appiccicosa, come vedete. Allora aggiungo una quantità di acqua calda, aggiungo una quantità necessaria per cucinare il tagine e lo lascio fino a che diventa cotto. Nel tempo di cottura del nostro tagine metto i fagiolini a lessare. Quando i fagiolini sono cotti, li metto nell'acqua fredda. Metto i fagiolini su una padella, li metto su una fiamma media, aggiungo una quantità di olivi verdi, poi aggiungo un pochino di aglio, non tanto, poi aggiungo il prezzemolo, un cucchiaio grande. Aggiungo 2 cucchiai olio extravergine. Poi un cucchiaio di cumino e un pochino di sale. Le mescolo bene tutti questi ingredienti e le lascio per 5 minuti. Dopo le metto sul tagine. Le fagioline sono pronte. Aggiungo adesso un cucchiaio di limone. Dopo spengo il fornello. Il nostro tagine è pronto, è cotto, vedete? Adesso metto i fagiolini sopra e li lascio
per qualche minuto, 2 minuti, solo per prendere sapore del tagine. A proposito, potete preparare questa ricetta anche nella marmetta, seguendo le stesse fasi. Spero che vi piace il video, spero che vi piace anche il modo marocchino. E se sarà così, aspetto il vostro like e i vostri commenti. Magari iscrivetevi nel mio canale e anche condividete il video con i vostri amici. Vi saluto. Ci vediamo alla prossima!